Buongiorno a tutti gialicorni e benvenuti in un nuovo vlog. Sono struccata, i trucchi ce li ho qua, ma mi trucco in ufficio. Sono in macchina ad aspettare mia mamma che è appena andata ad accompagnare mio fratello a scuola. Se mi sentite questa voce è perché questo è il terzo giorno che la mia voce è caput, se n'è andata via, non so perché, non c'ho la voce. Ho un bel brufolazzo qua, anche lì. Non me lo so spiegare. Avevo preparato per bene la mia videocamera, ma non ho portato la schedina. Ebbene sì, non ho portato la schedina, quindi non posso registrare con quella, ma devo usare il telefono. Sono appena uscita dall'ufficio e il problema della mia vita consiste nel fatto che mi vesto sempre da altre stagioni rispetto alle stagioni che sono in gara, cioè no, non in gara, non siamo a Sanremo, che sono presenti, cioè adesso è inverno e mi vesto a primavera. Ma non lo faccio apposta, cioè io esco di casa col pensiero di vestirmi giusta, poi invece no, quindi sto morendo di freddo. Aspetta, perché vedi che quando sono ferma tengo la cintura che non ha senso, lo dicono Prima tutti. saluta. Ciao! Allora, Ciao! Come fa Bruno? Ciao! Ogni vlog ci deve essere Bruno. Ogni vlog c'è Bruno, sì. Comunque, per ringraziarti C'ho del gli occhi fatto che mi semichiusi. scarrozzi ovunque, ho deciso di nutrirti. Ok! Quindi la prima cosa è la Ma cosa. nutrimi di cose che posso mangiare? Sì. La prima cosa è la cosa meno emozionante delle due. Ok. Ma sono gluten free e lactose free! Sì! Questi qui li mangio. Poi la seconda cosa è la cosa più Me li hai anche emozionante. tutti rotti, Scusa, stronza. la seconda cosa è la cosa più emozionante. Esistono! Perché me li stai dando? Tuo fratello e tuo papà non li mangiano? No, li ho presi apposta per te. Che Sono i cookies buoni! al cioccolato. Dovete sapere che la Vale ama i cookies al cioccolato, solo che se Con burro mentre. senza lattosio! Cioè non è che sono senza burro! C'è il burro finalmente! Comunque oggi stiamo andando a scuola, cioè nel senso stiamo andando Belisario, guarda il mio pullman. al Così tu hai liceo. visto il nuovo autista, ciao. E Era niente. interessante quel nuovo autista, mettiamo la freccia. È da un po' che non vado al liceo. Beh, ovvio che è un po' che non vado. Ma io ti dirò, l'ultima volta che sono andata era tipo un anno e mezzo fa, Non due. no, non è vero, dovevi ritirare il diploma. Non sono andata a trovare i professori, sono andata Ah, ma durante tu le ferie intendi. estive. Ah, ma sapete che per. Cioè, voi vi diplomate, no? E dite finalmente un pezzo di carta, ma non ce l'avete perché dovete pure pagarlo quel No, pezzo di quello, carta. ma sì, ma anche la laurea la paghi Sì, beh, ma la praticamente. laurea ha più senso di un diploma che paghi già a priori. Anche la laurea la paghi, con le tasse. Non Lo so se devi pagare qualche bollettino apposta. Non so, mi so. manca No, però. ancora un Poi po' per tu per la laurea. iscriverti all'esame devi pagare. No. Alle superiori, sì. Ho pagato. Ah, pensavo all'esame No, dell'università. paghi. Sì. Cioè, scusa, quindi voglio il mio pezzo di carta. Ti danno proprio niente. Sì, che ti danno il diploma ufficiale? No, quello non Ah. ufficiale. Cioè, non ti danno neanche quello non No, se vai a ufficiale. chiederlo per l'università ti danno un foglio in cui c'è attestato che sei diplomata. Siamo a scuola. Yeah. Ma è ancora Io sconciato dall'ultima volta. sì. Io ho visto un sacco di miei professori vecchi. Ho visto pure i due bidelli che conoscevo ed ero BFF. Non credevo manco che mi ricordassero. La cosa sta diventando Vediamo molto se funziona. interessante. Ogni cocca funziona. Ah! Wow! E il problema è che una delle due prof più importanti Usa la carta. è in gita. Cioè tutti i giorni con cui puoi essere in gita, oggi sei in gita. Le due prof in cui credevo non si ricordassero di noi, sono ricordate ed erano felici come una No, Pasqua. cioè, ah, di scienze, insomma, ho avuto un po' di confusione con me. Non ha capito chi fossi. E adesso andiamo a cercare il mio prof preferito, che però è scomparso perché è vicepreside. Allora, JG 96. Allora, oggi vorrei sapere da te le teorie della contingenza della leadership, in particolar modo quella di Fiedler. Non è vero, non è una cosa del liceo. Io non mi sono preparata, ho saltato quel capitolo. Ok, allora io ti chiedo la teoria del il principio dell'isostasia. No, dai, chiedimi qualcosa di superiori. È il programma di quinta, me l'hanno chiesto mai la maturità. Un ragazzo. E io non sono preparata, però posso dirle No, con stia seduta, le metto la nota. Le metto la nota. Perfetto. Allora mi parli della Seconda Guerra Mondiale. 4.
segniamo anche sulla lavagna. JG96 4. Dobbiamo aspettare un prof, quello che vi ho detto prima, e ci hanno rinchiuso in un'aula. Cioè, gli abbiamo detto dove dobbiamo aspettare, e loro, per non dare nell'occhio, per non sembrare due povere, e ci hanno detto di entrare in quest'aula che era libera. Mi sa che è l'aula della prima liceo, oltretutto, perché sulla lavagna ci sono socius. Aspetta. Cioè, ci sono queste cose sulla lavagna, quindi fico. Vale, come ti senti a stare fra i banchi? Comoda, perché i banchi dell'università sono una tortura. Io ho le poltrone. Ma non hai il banco, tu hai il... Sì, ma io uso il computer, quindi... Siamo finalmente uscite, mi stava diventando quasi una tortura, perché va bene tutto, che bella la scuola, viva l'istruzione, ma diciamo che mi è ritornata la voce comunque oggi. Sarà stato vedere la Vale. No, aspetta, sono incazzata. Adesso mi metto qua tutto. Non guido. Comunque abbiamo visto tutti tranne la nostra prof di psicologia. Io ho salutato persino i bidelli, si ricordavano con tanta enfasi di me, nonostante non uscivo mai dalla classe, quindi... Vale. No! Dove andiamo adesso? Tu sei sempre quella che annuncia. IKEA. Mi sa che mi tolgo la giacca. A mangiare le... Tanto. Ma tu vuoi mangiare le polpette o lattosio? Non so. Io direi che i miei abbinamenti sono proprio on point. No, Vale, la cotoletta. Che palle essere intolleranti al lattosio. Potevi prenderti le cose? Ma mi va un vegetariano. Abbiamo appena finito di mangiare, solo che dobbiamo rifare il percorso perché prima l'abbiamo balzato allegramente. Dobbiamo comprare quella B. B di cosa? Di books. Il problema di tutto ciò è che stiamo andando controcorrente con la faccia a terra perché non vogliamo assolutamente vedere niente. Quindi sembriamo due deficienti. No, prendi quella che si trascina, ti prego. No, l'hai lasciata giù. Voglio qua. Cazzo, la prendo a fare. Mi è illusa. E perché? Ma dov'è che dobbiamo andare adesso? Tu? Ma soggiorno è prima di sta roba? Mi sono presa lo yogurt frozen perché era in sconto, ben 50 centesimi in meno. Tu non puoi prendere niente? No. Fai vedere l'orologio. È tutto nero. Mi sono appena salite sulle polpette. Mi sono appena salita le polpette. Comunque la voce mi sta tornando. IB96 sta guardando il telefono. No, mi facevo una foto. Dal momento che io sono in buoni rapporti con i medici, proprio i rapporti ho. Tutta? No. Comunque dicevo, dal momento che sono molto brava con i medici, proprio. Qua c'è il cervello della Valentina. Ma gira! Ok, allora adesso siamo in un bar. Ehi, ciao cameriere. Tutto bene? E siamo molto felici perché oggi passeremo un sacco di tempo insieme io e la Giali. Questo mese a febbraio salterà la rubrica della lettura. Perché non ho letto niente, perché avevo due esami e quindi studiavo dalla mattina alla sera e non leggevo niente nel mio tempo libero, ma guardavo solo le serie TV. Io e la Vale adesso siamo all'Esselunga, abbiamo fatto un sacco di cose oggi. Sì, perché sono insieme stamattina alle 10. Perché quasi mi sono... 8 ore insieme. Di che cosa ho fatto? Come un lavoro, non lo so. Mi sono dimenticata le chiavi di casa, perché quelle della porta ce le ho e le chiavi di casa che me le sono dimenticate. E i miei sono al Pipe Pop, che sarebbe l'Ipercop. Quindi non è che posso sfondare la porta di casa, anche perché se la sfondassi qualcuno dovrebbe aggiustarla, no? Possiamo chiamare i pompieri, tanto sono vicino a casa tua. La Vale sta facendo un ragionamento intenso su questa cassa, che adesso vi faccio vedere. Noi abbiamo la vista cassa. E la Vale non capisce bene i miei. No, non è che non capisco l'utilità. Non ne capisco l'utilità. Oggi ho i capelli troppo corti, mi sento troppo piena di capelli. Mi sono un po' struccata, stavo guardando video su YouTube e devo dirvi che le polpette di IKEA mi sono rimaste qua. Va fatto bene perché mi sento appesantita, io odio quando mi sento appesantita di sera perché dopo dormo male, mi sveglio di notte e io una cosa che odio, non so voi,
Ma io una cosa che odio è svegliarmi la notte alle 3 o alle 4 e non riuscire più a prendere sonno e avere la sensazione di vomitino. Comunque, in tutto ciò, io sto facendo dei sondaggi perché io aiuto sempre gli universitari nei loro sondaggi. Sembra che c'è un labbro più polpose in questa posa, quindi mi sa che sarà la posa dei video, la posa di io con le labbra più polpose. Comunque, il mio fratello sta ridendo della vita, meno male che almeno una persona è felice. Sto guardando il festival con... La tosse con Queen Mary assoluta regina. Comunque, in tutto ciò volevo dirvi che è giunta l'ora di salutarvi. Spero che il vlog vi sia piaciuto. Al prossimo.